il giullare Mingherlino e il castello scomparso. Un giorno Giullarino, profondamente immerso nei suoi pensieri, tornava al suo vecchio castello. Stava cercando di capire le regole degli scacchi, dopo la visita fatta al suo vecchio amico, il Cavaliere Bianco. E come sempre, non guardava dove metteva i piedi. Bam! Con un grosso botto andò a sbattere il naso contro un palo, dove era appeso un bando di concorso. Grande concorso, oggi alle ore 18. Il grande concorso annuale per la casa più elegante avrà inizio oggi nel pomeriggio. Il vincitore riceverà 1.000.000. Giudice unico, Gualtiero il Pagliaccio. Accidenti! Pensò Giullarino. Quanti libri di avventure potrai comprare con i soldi del premio? Ma ad un tratto gli venne in mente lo stato miserando del suo castello. Le pareti erano tutte scrostate, le torrette macchiate e le bandiere avevano bisogno di un buon bucato. Perfino il ponte levatoio era arrugginito. Bisogna che mi dia da fare! Mormorò e corse a casa. Ma una terribile sorpresa lo aspettava. Arrivato in fondo al viale, si fermò stupefatto. Il mio castello! Gridò. È sparito! E infatti era proprio così. Il suo castello era proprio sparito. Giullarino si sedette sconsolato dove prima c'era il castello. Ora non potrò partecipare al concorso. Non ho nemmeno un posto dove dormire. Era così depresso che non sentì neppure lo stridio delle ruote del vecchio aereo di legno di Comandante Pienvento quando gli si fermò accanto sussultando. «Ciao, vecchio mio!» gridò allegramente il pilota scendendo dalla cabina. «Ehi, dico, mi sembri un tantino giù di corda! Che succede?» Giullarino spiegò l'accaduto. «Oh, che scarogna!» sbuffò il Comandante Pienvento. «Qui ci vuole un'azione decisa! Forza, ragazzo! Sali sul sedile posteriore!» E prima che Giullarino potesse riprendere fiato, stavano già filando sulla pista. E poi, con suo grande stupore, si alzarono in volo. Guardarono giù. Giullarino vedeva gli altri giocattoli rimpicciolire, mentre il piccolo aeroplano puntava sempre più in alto. «Divertente, no?» gridò il comandante, facendo alzare l'aereo sempre di più. Giullarino cominciò a sentirsi un po' strano. Volare era un'esperienza completamente nuova per lui ed era terrorizzato. Volavano a una velocità allarmante. Sopra alle cose, intorno alle cose, a volte dentro le cose. Ma nessuna traccia del castello. Non ci potremo fermare un momentino? Si lamentò. Mi sento male. Ma il comandante Pienvento non lo sentiva. Invece di rallentare, andava sempre più veloce. E prima che Giullarino potesse ancora aprire bocca, schizzarono fuori da una finestra aperta.